Sì, grazie Presidente, intervengo così come ho fatto anche in Commissione Istruzione proprio sul tema, ricordando e tranquillizzando gli esponenti delle minoranze che l'intento di evitare di emendare questo provvedimento non era certo quello di comprimere gli spazi del bicameralismo, del fatto di poter andare ad arricchire questo provvedimento, come giusto che sia. Ho sentito anche il Presidente Errani, anche noi avremmo voluto inserire all'interno tematiche sull'educazione ambientale, educazione alimentare, educazione, si poteva davvero arricchire in vari modi. Tra l'altro con la collega dei 5 Stelle, senatrice Floridia, abbiamo depositato anche dei progetti di legge che potevano davvero dare più corpo a questo provvedimento. Però abbiamo preso atto, in un'ottica di responsabilità, che arrivando dalla Camera dei Deputati un provvedimento votato da tutti, se non l'avessimo toccato, probabilmente già dal mese di settembre, visto che sono pronti i decreti da parte del Ministro Bussetti, l'educazione civica avrebbe potuto cominciare subito a entrare in vigore. Quindi per senso di responsabilità abbiamo detto approviamolo così com'è, l'educazione civica entra in vigore subito da settembre, quindi con il prossimo anno scolastico, e poi ci prendiamo tutto il tempo e tutta la volontà di ragionare insieme, lo dico ai colleghi del PD ma anche al Presidente Errani, tutti insieme, per cercare in una prossima, magari la legge di bilancio, di poter introdurre qualche elemento in più, che non necessariamente può essere solo delle risorse e possono essere solo dei finanziamenti. Quindi c'è da parte nostra la totale disponibilità, ovviamente che con i colleghi di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, di magari migliorare questo provvedimento. Intanto entra in vigore e poi pian pianino possiamo anche fare dei correttivi, dei miglioramenti che possono indubbiamente andare nella direzione sperata e che è contenuta anche in numerosi emendamenti che sono stati presentati. Quindi ci tengo a chiarire che non c'è nessuna volontà di comprimere, ma solo la disponibilità della maggioranza di lavorare insieme per migliorare il provvedimento magari più avanti. Questo era il ragionamento che è stato fatto. Quello che abbiamo detto in Commissione è questo. Poi ho sentito i vostri interventi, a me, diciamo, ho sentito le proposte, a noi interessano molto e siamo disponibili in questo. C'è dispiaciuto, lo dico, l'intervento del senatore Verducci, perché guardi, prima di parlare e strumentalizzare anche contro Salvini un provvedimento come questo dicendo dei predicatori d'odio, mi perdoni, ma se c'è qualcuno che predica odio forse quell'insegnante che ha scritto uno di meno, non ha la faccia molto intelligente, non ne sentiremo la mancanza. Forse quella è gente che predica odio e che mi preoccupa, perché sono quelli che dovrebbero insegnare i nostri figli. Questa è la vera preoccupazione e ce ne sono, ahimè, più di uno, ma non è tutto, perché ho sentito anche la parola maleducazione civica. Allora permettetemi, ma un deputato del PD che va a trovare e sincerarsi delle condizioni dei due che hanno ammazzato il carabiniere è un esempio positivo per i nostri giovani o è un esempio negativo? Ditecelo! Senatore Verducci! Senatore Verducci, è iscritta a parlare la senatrice Montevecchi, ne ha facoltà.